Questo programma è offerto da Scaldatelle e semi di finocchio, Pistillo, Salame ungherese Villani, Mortadella Romagnatella, Rovagnati, Torroncini Morbidelli, Sperlari, Speck affumicato, Citterio. Ecco il nuovo numero di Convi Magazine. Cucina, il miele, il cibo degli dèi. Nutrizione, il colesterolo. Salute, più energia con la papaya. Tempo libero, musica classica per bambini. Lifestyle, come disporre gli alimenti nel frigorifero. E in più gossip, news, attualità. Eventi, sagre, mostre, spettacoli nella nostra provincia e non solo. Programmi televisivi delle principali reti nazionali. Tutto questo ed altro ancora solo su Convi Magazine. Panificio Tibollo, dal 1984 prodotti artigianali secondo le antiche ricette paesane. È il tuo appuntamento con gusto e freschezza di altri tempi. Dal 1898 ogni giorno come una volta. Fattoria del Molise del Giudice, la mozzarella fresca per tradizione. Quando la pasta è pasta Granoro. Sa di pasta! È ottima anche con olio e formaggio. Non la cambio per pochi centesimi. Se mio marito non mangia la pasta Granoro, è come se non avesse mangiato. Se è Granoro, lo riconosci. Questo è il nostro mondo. Questo è ciò che facciamo ogni giorno per raccontarvi che dietro la bontà di ogni nostro prodotto c'è tutto il sapore della nostra terra. Mentre il sole dà il buongiorno al mattino, nel vicino paese dei Gocciolotti si lavora di gran lena per portare ogni giorno da 50 anni
tutta la freschezza e la bontà del latte sulla tua tavola. Per una colazione ricca di energia e allegria, latte fresco Sila. Che energia la bontà! Un Borghetti allunga la vita, un Borghetti e si festeggia il Foggio. Sabato i dirigenti con lo champagne, noi poveretti col Borghetti. Poveretti, l'hai detto proprio bene, poveretto te. Vabbè, oggi primo dicembre, lunedì. Finalmente hai recuperato gli occhiali, chi te li romperà adesso? No, no, nessuno. Ah, dice il re, Carmine. Carmine, ma non solo Carmine, non gli rispondete al telefono. Ecco. Vabbè, scusate. oggi è primo dicembre, Sant'Eligio. Sant'Eligio, sei contento? Patrono degli orefici. Dei maniscalchi, dei veterinari e dei garagisti. Ah, pure i garagisti hanno un santo. Quando vi rubano l'auto. Affidatevi a Sant'Eligio, che bella ritrova. Vabbè. Qual è, chi è il nostro ospite? Oggi già l'abbiamo già ospitato l'anno scorso, Giuseppe Bordasco, oggi col nuovo progetto, i cartoni rianimati. Che cos'è, Giuseppe, questo progetto? Allora, questo progetto è un progetto di cover di sigle dei cartoni animati anni 70-80, soprattutto giapponesi. Nasce nel 2009 dalla voglia di alcuni amici di far rivivere, insomma, queste sigle, di rivivere e far rivivere le sigle dei vecchi cartoni animati. E niente, fondamentalmente questo. Quindi dico, per esempio, facci qualche esempio. Quali sono le vostre cose? Vabbè, noi andiamo dai classici, Kenshiro, L'Uomo Tigre. Ma anche la Mu, ma cambiando le parole o proprio cover? No, proprio cover. Anzi, noi facciamo, diciamo che siamo un altro tipo di cover band, nel senso che siccome abbiamo constatato delle analogie ritmiche, armoniche, timbriche con altri brani, soprattutto brani hit degli stessi anni, degli anni 70. Tipo Anna dai capelli rossi e The Rivers of Babylon di Boney M. Quella ci sta bene, sì, anche se non la facciamo, però ci sta bene, ci abbiamo pensato anche a quello. Noi per esempio uniamo L'Uomo Tigre con The Eye of Tiger, oppure Phantomen. Hanno anche lo stesso argomento. Così. È vero. Oppure Phantomen con You're the One that I Want. Però è vero. Cioè, hanno le stesse ritmiche, anche le stesse armonie. Ma tu canti? No, io sono il basso e faccio i cori. Poi il gruppo è formato da altri 4 membri. Ovvero, vabbè, io, Giuseppe Bordasco al basso e cori, poi c'è Francesco Grieco alla voce delle canzoni per i maschi, diciamo, per i maschi, poi Luigia Ciociola alla voce femminile, Lorenzo Castiego alla chitarra, synth e diciamo effetti sonori, e Silvio Latorre alla batteria e cori. Fantastico, fantastico. Dai, cantiamola una canzone, dai. No, vabbè, io non canto. Mannaggia. Cantaci una canzone, dai. Solitario nella notte va, se lo incontri, gran paura ti fa, se andando alla maschera tigre. Tigerman, tigre. Ve li ricordate? Infatti a Foggia si diceva che fa una maschera di sangue. Ecco, no, quella è un'altra cosa. A Foggia si dice pure tagliafacce ovo. Che era ecce homo, però l'hanno trasformato in acce ovo, che è vergognoso, significa sedano e uovo, praticamente, vabbè, ti devo fare come il sedano e l'uovo, che significa acce ovo? Vabbè. Lo chiediamo poi in giro, se qualcuno lo sa. Allora, carissimi telespettatori, torneremo ovviamente a parlare di questo progetto che è molto carino, ma tanto ti facciamo cantare fino alla fine della puntata. Oh, vi facciamo vedere lo scontrino, sapete benissimo che lo scontrino, voilà, è cambiato, nel senso che non ha più il codice a barre, ma a voi non interessa perché ha comunque il numerino sotto. Potete comunicare alla nostra redazione 0881 33 00 35, momento, 0881 33 00 35, ma dovete chiamare sempre dalle 3:30 alle 4, è inutile che chiamate alle 5 del mattino, alle 10 del mattino, vi risponde Attilio De Matteis che non c'entra niente, o vi risponde la domenica. Vabbè, voi poi se fanno il 5 c'è da specificare questo, se fanno il 5 hanno la... Voi dovete, però c'è gente che ha fatto questo trucchetto, perché ieri sabato mi hanno fermato, Antonio, è truccato il gioco, per questo è un ragazzo che conosco. Grandissimi simpaticoni, il gioco non è truccato, non sappiamo neanche noi il motivo per il quale da Troia chiamino 2 milioni di persone,
però evidentemente sono più veloci dei foggiani, quindi chiamate 33 00 35 dalle 15:30 in poi con questo scontrino. Oh, andiamo a far vedere il magazine. C'è Giuseppe Luigi Iannetti nella copertina Dragon Ball. Del magazine con un altro bruttissimo uomo, eccolo qui. E poi facciamo vedere, ecco, avevo tenuto lo scontrino come segnalibro, me lo sono perso nella mia grossa intelligenza. Ecco qui le ricette, orecchiette di Santa Lucia di Luciana Iannetti, che è una cliente convinta di Torre Maggiore, e spaghetti, tonno, capperi e pomodorini con crostini di pane di Giuseppe Faconda. Giuseppe Convì, ma le finezze, le ricette non terminano qui, perché ce n'è un'altra, ecco qui, quella dei gusti giusti. Salutiamo l'ottima Manuela Mazzotta, nostro biologo nutrizionista. Petto di pollo farcito con cime di rapa e scamorza affumicata. Ah, sei contento, Carmine? Foggia ha vinto. Stalker, prima del dire Foggia ha vinto, andiamo a vedere. Ah, sì, facciamo che si mangia, visto facciamo... che stiamo parlando di magnatoria. Ecco qua, oggi a casa con B si vincerà ancora una volta salame ungherese. Salame buono, andiamo a vedere che si mangia. Ecco qua la nostra Jennifer. Jennifer, ciao Jennifer, buongiorno. Devi dire treccia di merluzzo. Jennifer, che si mangia oggi? Buongiorno, treccia di merluzzo. Fantastico, con questa arancia ripiena di verdura. Giardiniera. No? Vero? Sì. Devi dire sì. Quindi, riepiloghiamo, che si mangia oggi? Treccia di merluzzo. Treccia di merluzzo. Brava, con una giardiniera. Giardiniera. Com'è la giardiniera? È verdura? Ma cioè, cosa ti piace di più della giardiniera? La cipollina? Vuoi mangiare una cipollina in diretta? No. Oh, e poi c'è questi raggi di sole fatti di arancia. E dove li trovate, cara Jennifer? In via Mastelloni. Cara Jennifer, i tuoi genitori non hanno visto la puntata in cui li salutavamo. Risalutiamoli. Ciao mamma, ciao papà. Mi costringo a vedere la trasmissione. Perché altrimenti vi devo salutare tutti i giorni della mia vita. Madonna, fino alla morte. Bravo, non ci separi, esatto. Tony? Sì, va bene. No, non sto dormendo. No, stavo guardando. A guardare Luciano. Tony, Luciano. Cambiato... Io stavo guardando Luciano. Sembra strano. No, a me no. Io non lo guardo. Che cosa vai? Lo saluto. Lo saluto. Vabbè, comunque volevo ricordare che c'è l'imbarazzo della scelta oggi, Piero. Soprattutto c'è l'imbarazzo quando c'è. No, non so come vengono chiamati questi, Piero. Cosa? I fusi di pollo. Fusi di pollo. Sì. Ottimo. Va bene. Benvenuti. Tony, che cosa ha fatto il magico Foggia? Ecco. Prima di dirlo, vogliamo salutare un grande amico del Foggia, Sasà. Ah, Sasà Capilongo. Ciao Sasà. Allora, una cosa per Sasà. Volevo ricordare che il Foggia sabato ha vinto. Ha vinto nuovamente in 10 dal 18° minuto, perché vabbè, allora. Per un'espulsione, però posso dire che Felipe, il suo amico Curcio già non gioca mai. Mi sa che questa è la seconda volta nel giro di un anno. Diciamo che proprio se la poteva risparmiare. Se la poteva risparmiare. Comunque, grande prova di coraggio del Foggia, 2-1 a Caserta, la casertana con il nuovo allenatore Campilongo appena arrivato. E ciao Campilongo, ciao! Il Manfredonia ha vinto. Il Manfredonia ha vinto, il Sansevero ha perso. L'Atletico Vieste pareggia a Trani. Oh, il Carapelle ha battuto la capolista Altamura per 3-0, questa è una grande cosa. Mi raccomando, forza Carapelle, iniziate a prepararvi che venerdì sera in diretta Rai Sport Foggia Lecce. Quindi un appello, questi borghetti dovranno scorrere a fiumi nelle curve rossoni. Con calma, no, non è vero, non dite... Non a fiumi, nel non senso è vero, dopo, non si beve, dopo no? La partita. Vabbè, dopo la partita, una casa sua. Basta, ferma, calmati. Questo se l'è preso per endovene. Mi sono fatto prendere delle emozioni. Ti sei fatto prendere un po' troppo. Torniamo a parlare di che a Foggia non si può più bere in mezzo alla strada. Da nessuna parte si può bere. No, non vabbè, bevete. In casa propria uno può bere, il festeggio. A casa tua vai a bere, ma non... No, vabbè, cari telespettatori, è nasudato ogni giorno. L'altra volta non posso dire che cadde. Due volte fa non posso dire che cadde. Mo il borghetto. No, vabbè, io volevo. Uccidetelo. No, volevo anche per dire
Non è che il Borghetti, uno può festeggiare anche col bicchiere d'acqua. Festeggiate col bicchiere d'acqua, festeggiate solo col bicchiere d'acqua. Continuiamo a parlare del progetto. Allora, voi da quanto tempo siete nati come Armando? Allora, praticamente il progetto è nato nel 2009, io ancora non c'ero. Sono entrato praticamente un anno fa e ci siamo riattivati quest'estate. Infatti quest'estate abbiamo fatto diverse serate, soprattutto tra Manfredonia e Mattinata, perché il resto del gruppo è tutto manfredoniano. Tra l'altro uno dei membri vive a Terlizzi, quindi diciamo che siamo un po' dislocati in tutta la Puglia. E niente, che dire, l'ultima serata è stata a Manfredonia, alla Suite, bellissimo locale, e la prossima serata sarà a Troia, al Divina Commedia, Divina Commedia Club. Non vi seguo? Sabato 6 dicembre. Sabato 6 dicembre tutti al Divina Commedia Troia a seguirli. Non vi seguono soltanto i bambini, anzi, quelli dell'età mia probabilmente, sì, vero? Sì, 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 soprattutto gente grande viene ai nostri concerti, canta, si diverte. Qual è la canzone più gettonata? Difficile, sono un po' tutte. Ufo Robot diciamo che è quella più universalmente conosciuta. Ma quella di si trasforma tigre. In un altro missile, perché ce ne sono due, no? C'è anche va a distruggere il male. Quello è Daitan. No, quello è Goldrake. La banda spaziale! Goldrake. Potrei venire a cantare anche in questo momento. Benissimo, quindi quella là si trasforma in un altro missile, tra circuiti di mille valvole, tra le stelle, spinta e va. Voglio venire a seguirli anch'io. Sì, anche perché speriamo che Piero a casa con Vili puoi ospitare, così dal vivo possono... Assolutamente, poi parliamo. Gli avevo detto non parlare di casa con Vili. E poi volevo salutare tutti gli abitanti di Venusa, chiamati gli anemici. Ecco, sì. Mamma mia. Ringrazio personalmente la città di Venusa, perché ieri mi ha insignito di un premio molto bello, un premio della critica per uno dei miei corti. Quello su Lucio Dalla, grazie, è stata una bella cosa, Festival dei Cinque Continenti, continuo a ringraziare una città che mi sta dando molte soddisfazioni, grazie a Pasquale Cappiello, che è uno dei baluardi della cultura foggiana che noi abbiamo avuto anche a casa con V. Andiamo a vedere che altro c'è nel nostro magazine, che ricordo trovate in 75.000 copie, distribuite a Foggia, Lucera, Troia, Torre Maggiore, Ortanova, Carapelle, Stornarella e Ordona. Andiamo a sfogliare, salutiamo Michele Grimaldi e Laura Armillotta che fanno questo magazine tutti i giorni. Posso fare un saluto, Piero? Sì, volevo salutare Mattia De Martino di Foggia Calciomania. Oh, lo salutiamo anche noi. Ho vinto un'altra volta, Piero. Che hai vinto? 10 euro di carne. Beh, 10 euro di carne. Beh, buon pro ti faccia. Non posso dire il nome del punto di vendita perché il concorrenza. Miele, cibo degli dei, che delizia, per produrne un chilogrammo le api fanno 60.000 voli, ci sono anche delle ricette, e poi parliamo del colesterolo, LDL che sarebbe il colesterolo cattivo e HDL che è il colesterolo buono, ci saranno tante belle notizie, tante brutte notizie, quindi prendete questo giornale, vi arriva gratis nelle buche di casa, mente e corpo più efficienti con la papaya, dicono noi i medici della farmacia Tartaglia, insomma ci sono tanti consigli, musica classica per bambini, diversi studi dimostrano che l'ascolto di brani classici può contribuire allo sviluppo fisico del linguaggio e dell'apprendimento, ma anche difendi il male, vai, ma mi hai fatto esaltare. Sì. Poi per potervi seguire su Facebook, come facciamo? Basta cercare cartoni rianimati su Facebook. Cartoni rianimati, perfetto. C'è anche... Bello, devo dire, per noi di cronaca, manutenzione, come preparare l'auto per l'inverno, visto che bisogna mettere l'antigelo, eccetera, eccetera. Sì, infatti, anche perché questo è il periodo che le auto potrebbero avere dei problemi. Certo, sei un'auto tu, no. Però potrai avere dei problemi lo stesso molto facilmente. Poi ho visto qui che c'era una bella iniziativa, facciamola vedere. Non so chi l'ha portata, forse la fondazione Butterfly Omnibus. Eccola qua. Buono. Con un euro ci aiuterai a realizzare pozzi d'acqua in Etiopia e dare vita e speranza. Fondazione Butterfly Onlus e Call Sans Frontier. Come si fa? Allora, bla bla bla. Guarda, c'è il sito internet. Come si fa ad aiutarli? Non c'è scritto. No, sicuramente. Non lo sappiamo. Paolo. Cioè, hanno lasciato il volantino, ma non lo sappiamo. Come si fa ad aiutarli? Ma sicuramente basta andare sul sito internet della fondazione Butterfly Onlus, l'École Sans Frontières, scuole senza frontiere. Va bene, la nostra puntata è terminata.
grazie mille ai cartoni rianimati, a Giuseppe Bordasco, che presto mi auguro sarà ospite di Casa Convi, perché io li voglio sentire suonare dal vivo. Grazie mille, un bellissimo progetto, complimenti. Tutti a Troia il 6 a Divina Commedia. Dove si trova? Non ricordo. Mi sembra al centro storico. Al centro storico. Tutti quanti, se volete fare allo stadio domenica, venerdì con il Lecce, non bevete alcolici, no, scherzavo. Comunque voglio un'intera città. Voglio un'intera città. Perché poi portateci il selfie mentre picchiate. A parte questo, io lo faccio anche perché voglio tanta gente dal Gargano che venga allo stadio. Oh. Perché è inutile andare nel Salento e roba. Tutto il Gargano allo stadio Zaccheria. Cioè, è rivendicazione, cioè, Poggia Lecce, non andare per va bene, io me ne vado, ciao Tony, ciao. Buona giornata a tutti, ciao Giuseppe, a domani.